No, sono qui a Buenos Aires. Ora non ti posso spiegare, sarebbe troppo lungo. Sono nell'appartamento di una mia collega delle Nazioni Unite. Sì, credo che mi fermerò. Ma forse una decina, quindicina di giorni. Non so, mamma. Non lo so ancora. Ma è mai possibile che debba essere sempre l'ultima a sapere in che punto del mondo ti trovi? Sarei venuta a prenderti, ma pensavo che ci fossero i tuoi amici, sempre così originali. Ti fermi per Natale? Bene, ci farà molto piacere. Come? È veramente inaudito, ma se qualcuno ti vedesse, i nostri amici... Sì, sì. Non preoccuparti, non frequenterò i circoli mondani. E tu a tuo marito non gli dire nulla. Se potrò vi farò un'improvvisata. Mamma, questo è il mio lavoro. Ah, sì, sì, sta tranquilla, tutto bene. Mi farò viva appena potrò. Ciao, ciao. Di giocare. Gli ospiti stanno per arrivare, tu devi ancora cambiarti. Sbrigati. Prima il mio metto mi porterà a bere, poi, su, avanti, vieni. Vieni, su, su, attento, Su, forza. Dai, dai. Tu sei sempre il più bello di tutti. Ah, tutti noi papà siamo belli. Vieni, andiamo. No, non è vero, io li guardo quelli degli altri, ma tu sei il più bello. Adesso tu mi vai a prendere un bel bicchiere d'aranciata, Va bene. Via, su. Forza, forza, su. Dai. Ecco qua la sua bella bistecca al sangue senza patate. Pronta la salsa, signore. Ecco a lei. Signorina, usi i denti. Vedrà che è molto tenera. Lei è straniera? No, no, argentina. Ma con poco appetito. Guardi vicino a lei. Vede, a lui non manca di certo l'appetito. Perché non prende esempio? Questo è il sistema migliore per conservarsi in buona salute. Non avrà mica paura della linea. Su, mangi, mangi. Non lo sa che l'appetito viene mangiando? Tutto sta a incominciare.